Buongiorno, oggi è la domenica di Pasqua, siamo tutti un po' svogliati, un po' scazzati dal rimanere chiusi in casa, perciò oggi, così, per passare il tempo, racconteremo una fiaba per i più piccini, e cioè Cappuccetto Rosso. Potrebbe sembrare una fiaba di preservativi, ma non è così. Mamma le disse: Cappuccetto Rosso, prendi questi viveri e portali nel bosco alla nonna, che è chiusa in casa in quarantena e non può uscire, poverina. Chi è la prima persona che Cappuccetto Rosso incontra nel bosco? Proprio il lupo, il quale, invece di mangiarsela, stranamente le chiede: Dove vai? Vado a portare questi viveri alla nonna. Al lupo ci viene in mente uno scherzone. Scusa, devo andare, ciao ciao. Il lupo va a casa della nonna prima di Cappuccetto Rosso. Toc toc. Chi è? Sono Cappuccetto Rosso, la tua nipotina. Sì, se sei Cappuccetto Rosso devi esserti mangiata Mario Biondi, eh? Vabbè, stavo scherzando, signora. Sono quello dell'Enel. Devo leggere il contatore della luce. Ah, va bene. Allora entri, entri pure, prego. Beh, grazie, grazie. Ma adesso che ci penso, io non ce l'ho neanche la corrente. Chi è? Sono la tua nipotina. Brava, entra pure. Beh sì, va bene, se vuoi entro, ma si vede benissimo che non sei la nonna, sei il lupo. Brava, hai fatto bene a saltare tutta quella solfa degli occhi grandi, bocca grande, due maroni che non finivano più. Veniamo subito al dunque, eh? Gnam, 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 gnam. Cazzo! Ma bisogna che cominci a mangiare un po' di verdura, se no faccio una brutta fine. Ciò arriva un cacciatore, che non gli par vero di avere un lupo così a portata di mano. Bang! Oh, cazzo! Mi sembra come di aver avvertito un colpo. Ah, molto! Perfetto! Adesso vediamo cosa c'è dentro. Oh mamma, che schifo! Tutti brandelli di carne fresca, carne vescia! Ma che? Tutto mescolato con succhi gastrici, ma che schifo! Non aprirò mai più un lupo in vita mia a caso. Penso che passerà un bel po' di tempo prima che io torni a caccia un'altra volta. E così finisce questa bellissima fiaba di Cappuccetto. Bambini, ora che siete tutto il giorno in casa, con
portatevi bene, non riempitevi la pancia di Nutella. Se uscite, mettetevi la mascherina, come ho fatto io. Comportatevi bene, se no sono sberloni che volano, va bene? Ecco, tanto c'è la quarantena, niente testimoni. Col cacchio che stavolta vi permettete di denunciare i genitori e i carabinieri. You know you make me wanna kick my head.